Hanno parlato tutti e mo parlo io. Mi dispiace, mi tocca pure a me. Mi tocca pure a me. Vabbè, lasciamo stare un po' italiano, che oggi non c'è sta proprio aria d'italiano. Dovrà figurarci da ieri. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qui è Pablo Giallo Rosso. Siamo qui oggi con questo video, recensione post partita di Italia-Spagna, o meglio di Spagna-Italia, giocata dalla Spagna ieri sera alle ore 20:45 al Bernabéu. Non giocata invece dall'Italia ieri sera alle ore 20:45 al Bernabéu. L'Italia non è mai uscita in campo, o meglio, è uscita molto male in campo. Io oggi ce ne ho per tutti. Parto dal condottiero, dal nostro allenatore, CT, commissario tecnico, Ventura. Ma come puoi giocare con il 4-2-4 contro la Spagna? Ma come ti salta in mente? Ma com'è possibile? Cioè, ragazzi, sono senza parole. Ma stiamo scherzando? Cioè, tu vai ad affrontare una partita così importante, perché oggi la dovevi prendere come una finale, perché ti giochi il mondiale con la Spagna, e se l'Italia va fuori non arriva ai mondiali, eh? Ma che figura facciamo? Cioè, ragazzi, io non li guardo per niente, cioè, mi rinchiudo dentro casa. Ora ci tocca andare a affrontare i playoff. E i playoff non è che è una passeggiata, non è che ci stanno solamente squadre come il Montenegro, anzi il Montenegro è pure ostico. Cioè, se ci cavano il Portogallo, se l'Italia che vedremo è questa, ci prendono a pallonate. Contienilo te, Ronaldo. Cioè, ragazzi, ci siamo fatti prendere a pallonate dalla Spagna. Ci può stare che, cioè, uno dice la Spagna è una grande squadra, lo sai, ci sta. Cioè, uno può immaginare magari di perdere, anche se non devi perdere una partita simile, perché tu sei l'Italia, eh? Invece no! Manco ci abbiamo provato a vincere questa partita, perché questo genio dell'allenatore, uno può dire, tu però fai video su YouTube e come ti permetti di giudicare? Vai a fare te l'allenatore. Ma bene, eccomi, vado. Ragazzi, vi giuro, io ci vado. Ci vado. Faccio meglio di Ventura. Fidatevi, fidatevi. Ma come fai a mettere un 4-2-4 contro la Spagna? Ma stai scherzando? La Spagna c'ha il centrocampo più forte al mondo. C'è un centrocampo che ti prende a pallonate. La Spagna è conosciuta per questo. È conosciuta per il giro palla, per il tiki taka. Tu che fai? Metti due uomini al centro del centrocampo, dove c'è il dominio del centrocampo spagnolo. Ma come ti salta in mente? Ma arrivaci! Non ci vuole la scienza che ti prendono a pallonate. Cioè, tu vedi il gioco della Spagna, eh? Ci andavano a memoria, facevano girare la palla con una scioltezza inaudita. Così tranquillamente, due tocchi stavano davanti in aria, poi lì facevano come gli pareva, cioè non c'è stava manco pressione, pressing, niente, la Spagna ha fatto quello che gli pareva a centrocampo, cioè Iniesta, vabbè, si sa che è un fenomeno, ma l'Italia come puoi pensare che faccia bene se non metti il centrocampo, soprattutto contro la Spagna? Infatti non ci stava il gioco, non ci stava collegamento, mi ha fatto schifo, siamo stati umiliati, eh? Che figura di caccola! Tornando al discorso del centrocampo, no? Dove c'è, il centrocampo che è il fulcro del gioco, tu mi metti due uomini contro quello, loro, cioè, insomma, hanno dominato, ci sono solo loro. Ragazzi, De Rossi e Verratti hanno fatto tutto il tempo così. Cioè, perché sono i 50, cioè loro tornano a casa che gli gira la testa, manco avessero bevuto. Cioè, questi qua arrivano a casa e lo prendi tipo un occhio, una tachipirina, perché ci vedono tipo triplo, stanno ancora così, mezzi imbriachi. Cioè, è pure normale se tu non gli metti nessun altro centrocampista. I cambi, caro Ventura, i cambi, eh? Ci arrivi che non funziona la formazione. Tu cosa devi fare? Metti il centrocampista, ne prego, perché vedi che stai soffrendo lì. Invece no, mi fai cambi inutili, mi fai cambi inutili. Cosa fai? Cioè, tu mi levi Belotti, che è l'unico che ha tirato in porta. No, giustamente, complimenti, complimenti, no, davvero, mi congratulo con te. Io dico, penso se al posto di De Rossi e Verratti avesse giocato Montolivo. Meno male che non ha giocato, mi sono perduto, tipo 5-0 perdevamo. C'è pure il fiatone. Ora, la gente che dà le colpe pure a Buffon, perché, ovviamente, no? Cioè, Buffon è vero, sul primo colpo deve fare qualcosa, è partito in ritardo. Cioè, Isco, la punizione non ha tirato nemmeno tanto all'incrocio, anzi, l'ha tirata un pochetto in mezzo, tra il centro e l'incrocio. Buffon è partito tardi, è vero. Ma non è colpa di Buffon che ci hanno preso a pallonate. Tu il 4-2-4 lo puoi usare contro le squadre un po' più piccole, contro l'Azerbaigian, contro la Macedonia, guarda pure contro Israele la prossima partita, ma non con la Spagna, che è famosa per il centrocampo, cacchio! Cioè, ma un minimo di intelligenza, cioè, ma perché?
Ora, dopo aver giudicato l'allenatore che se ne anda a casa, cioè, Ventura, via, vattene, 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 vai via, Ventura, vai via. Cioè, non, come pensiamo di poter far bene con Ventura? Cioè, noi siamo pure Ventura vattene, Ventura out. Ma appena rinnovato Ventura, ma di che stiamo a parlare? Cioè, ragazzi, io l'avrei già cacciato subito Ventura. Dopo questa partita, tu vai a casa. Perché non hai dimostrato di essere competente per allenare in Italia. E se tu affronti in questa partita con questa cosa, con questo carattere, con questo modo, non puoi allenare in Italia. Ma via, cioè, semplicemente via. Il problema è che non ci sta nessuno libero adesso, perché insomma, si può pure capire. Passiamo adesso a parlare un po' anche dei giocatori singolarmente, più che della partita, non me ne frega niente. Che dobbiamo dire della partita? Ci hanno surclassato, ci hanno messo a pallonate per 90 minuti. Che c'è da dire? Che Isco è un fenomeno? Che Isco oggi si è tipo dopato? Che bisogna dire? Che come si chiama? Che Asensio fa come gli pare? La Spagna ha fatto come gli pareva, ragazzi. La Spagna questa partita poteva fare pure 6 gol, secondo me. Si è pure contenuta. Che tocca dire la partita? Zero, non tocca di niente. Però io voglio parlare adesso anche dei giocatori singolarmente. Ovviamente c'è Candreva, sti piedi fucilati, porca miseria. Cioè, ma un cross, uno, cioè, io mi lamento dei calci d'angolo della Roma che non azzeccano mai, ma porca miseria, Candreva ci fa concorrenza, cioè, i piedi fucilati, cross, vabbè, cross meglio io, i tiri, ha fatto un tiro fucilato di quelli paurosi, uno dei peggiori in campo, secondo me, alcuni dicono di no, ma assolutamente per me sì, come tutti. Cioè, se dovessi scegliere un migliore in campo, non saprei, vi dico Spagna, peggiore Italia. Cioè, migliore in campo dell'Italia, fatico a dirlo, ma posso dire forse Barzagli perché ha fatto recupero pauroso su Morata, che a 35 anni, 36 anni è riuscito a fare. Ma non riesco a trovare un migliore in campo. Peggiore in campo, beh, pure lì è difficilissimo, c'è cioè la concorrenza troppo vasta. La gente si lamenta di Insigne che ha fatto, dico, cioè, schifo, ha giocato male come tutti, no? Ma ragazzi, io voglio pure capire una cosa, è vero, non sto giustificando Insigne, però voglio spiegarvi un po' una situazione, no? Poi concludiamo anche il video, non so quanto sta durando. Insigne, poraccio, che è alto un metro e caccola, una caccola, è alto così Insigne, ma non è un difetto, assolutamente, non mi permetterei mai, perché è un fenomeno Insigne, è un giocatore fortissimo. Ma tu, cioè, poi parliamo anche di Spinazzola perché c'entra in questo discorso. C'è Insigne, viene sempre raddoppiato da due difensori della Spagna che sono il triplo di lui ed Hermes insieme così portati in sopra. Cosa pretendete che faccia? Cioè, sinceramente, ragazzi, fosse stato un solo difensore contro Insigne, Insigne lo poteva bruciare in velocità, ma quando arriva il raddoppio della difesa spagnola che sono grossi il triplo di lui, Insigne viene murato. Ma è normale questa cosa qui, viene murato. E quindi cosa succederebbe qui? Cosa doveva fare l'Italia? Cosa doveva fare Spinazzola? Spinazzola, cosa doveva fare? Doveva andare in sovrapposizione. Doveva andare a raddoppiare anche lui in appoggio a Insigne. No! Spinazzola stava ancora a Bergamo di Juve, quando è che mi pigli? Dai, su che voglio venire alla Juve! È un treno che ti capita una volta nella vita! Vivi il presente, non pensare alla Juve! Pensa a questa partita che hai fatto con la nazionale! Che manco ce ne sta in campo, secondo me! Tutto sto casino che c'è stato intorno a te, Ventura ha avuto la genialità di buttarti in campo una partita importante, quando tu stavi ancora a pensare alla Juve. Cioè, ma io non lo so. Cioè, la partita, Spinazzola che non è mai stato in campo, mai visto, quando deve andare in sovrapposizione Insigne, che poraccio ha preso le spallate dei difensori spagnoli, che ha sofferto pure questo. E anche qui serviva il centrocampo, per fare il giro palla, per giocarsela, invece no, no, non è possibile. Quando nemmeno azzecchiamo gli stop, tre veli, quattro veli e poi quello lì si mangia pure lo stop. Ma su, ragazzi, ma come, dove pensiamo di andare? Seriamente, onestamente, mettiamoci al tavolo, ditemi dove pensiamo di andare. Io pensavo che mi dovevo incavolare solo per la Roma, invece no, ma pure ce ne mette in mezzo pure l'Italia. Perfetto. Io non so più che di tanto, ci sono tanti video su questa partita, su YouTube, quindi se mi sono dimenticato qualcosa andate a vedere anche gli altri video perché sicuramente diremmo le stesse cose. Allora ragazzi, questo video può finire qui, lasciate un like, un commento, iscrivetevi, da Pablo Gelosso è tutto a casa. Ma a casa, non ha senso, volevo di Ventura a casa, è tutto, vabbè, raga, non sono troppo arrabbiato. Adios.